Grazie Presidente, siamo qui oggi a rappresentare quello che sarà l'esito della volontà dell'Assemblea Capitolina in merito a una problematica urgente, per questo tutti i gruppi sono interessati. E la cosa che abbiamo ritenuto fondamentale in questa mozione è partire da un assunto: la condanna assoluta dell'episodio avvenuto qui in Piazza del Campidoglio venerdì 10, di aggressione fisica da parte di alcuni isolati, non so trovare il termine corretto, diciamo individui che sono stati denunciati per quanto hanno fatto, insomma. Però questo non deve essere nessuna motivazione per interrompere il dialogo da parte dell'amministrazione con i rappresentanti di categoria. Però ci doveva essere un momento, e c'è stato un momento di confronto serio, educato, con critiche costruttive da parte delle associazioni di categoria, un incontro che ha gettato le basi per un dialogo futuro. Questo incontro ha stigmatizzato l'avvenuto da parte di tutti, dell'amministrazione capitolina, che non accetta sicuramente questo comportamento né nei confronti di rappresentanti della maggioranza né della minoranza. Quindi i rappresentanti delle istituzioni, come ogni cittadino, devono essere rispettati nel loro ruolo e si deve discutere con cortesia, educazione, e l'accoramento lo capiamo, però deve sempre rientrare nei limiti della educazione. Quindi l'assunto l'abbiamo detto. Le premesse non cambiano rispetto alla mozione presentata in precedenza, ci basiamo su normativa esistente, testo unico del commercio, le deliberazioni capitoline, per dire che questa amministrazione ha a cuore comunque il destino dei lavoratori, nonostante si sia intrapreso un discorso a più livelli tra Comune, Regione e MIBACT, che è il tavolo del decoro che va avanti da anni, che ha definito le incompatibilità, in questo caso 17 posteggi sono stati dichiarati in parte non compatibili e da revocare, ed altri sono stati spostati in luoghi che non sono fronte monumento. Allora bisognava trovare una sintesi. La sintesi la troviamo nell'impegno di questa mozione, che è stata condivisa, ed è appunto di valutare l'eventuale assegnazione temporanea e, se gli atti dovessero confermarlo, anche definitiva di alcuni posteggi in via delle Muratte, dove oggi già insistono alcuni posteggi dei Librai, dell'Arcipelago delle Parole, altra problematica che tratteremo in separata sede in commissione, e ad aprire un tavolo tecnico di lavoro con le rappresentanze di categoria. E per prevenire ulteriori effetti del tavolo del decoro che diano un'adeguata comunicazione di questi effetti, in modo tale che non ricadano istantaneamente sulle persone che lavorano ogni giorno in questi posteggi. Il terzo punto della mozione prevede di valutare eventuali meccanismi di compensazione delle licenze, come previsto dal testo unico del commercio, e di questo si è discusso anche nello scorso incontro con l'associazione di categoria. Quindi abbiamo aperto il dialogo e continuato offrendo diverse strade di dialogo che non si devono interrompere, perché se da un lato dobbiamo assolutamente preservare il decoro della capitale, dall'altro non dobbiamo dimenticare che ci sono persone che lavorano e bisogna rispettare il lavoro come prevede anche la Costituzione. Grazie.